Buongiorno signori, lo so che aspettavate questo giorno perché è il giorno in cui vi farò vedere il mezzo che avremo. Ta-da! Ovviamente non è lei, però prendiamo lei per andare a prendere l'altro mezzo. Sono appena arrivato e ho notato quello che fortunatamente non è una multa, ma andiamo a vedere insieme che cos'è. Ciao, mi chiamo Giacomo. Mi regali un giro sul tuo supermezzo? Che figata! Fortunatamente è tutto ok e c'è questo messaggio qua. E i più attenti di voi avranno visto questo. E se non avete visto il video, è successo in pista. Si è rotto una parte del motore che mi è arrivata e devo andare a far sistemare. Ci siamo. Queste sono le chiavi, quanto sono belle. Ta-da! BMW M8 Competition, 625 cavalli, 750 Nm di coppia e tante altre caratteristiche che vi vado a raccontare dopo. Tipo uno 0-100 in 3-2. Trazione 4x4 ma anche posteriore. La location ovviamente è la concessionaria BMW di Bologna Autovanti, che fa parte del gruppo Penske. E quindi grazie per questa prova breve ma intensa. Pronti ad accendere il gen. Che spettacolo. Sono realmente appena salito a bordo della M8 Comfort, che non mi sarei mai aspettato. Silenziosa è il giusto, perché quando dai gas si fa sentire il vuoto e poi attutisce veramente bene le buche, quindi sono curioso poi di vedere, una volta che magari cambiamo modalità di guida, come vai, come reagisci. In autostrada, perché stiamo andando verso Misano che c'è il Gran Premio, non l'ho ancora fatto. Miseria! Arrivati ufficialmente in quel di Misano. Stiamo attenti qua, che sarebbe un peccato fare i cerchi dopo così poco. Quindi prima cosa andiamo a mangiare una bella piadina romagnola. Spettacolare sto mezzo. Piadina time. Risaliti a bordo verso Misano. Ma la comodità? Vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Da tutte le angolazioni. Arrivati, attenzione a non aprire troppo la porta, perché sennò becchiamo quest'altra M8 Macabrio. Coupé o cabrio? Che dite voi? Bello, da qua sì che c'è una bella vista, decisamente. Allora, passiamo da questa super atmosfera di gare a questa dove Nolan è il partner ufficiale della MotoGP e qua ci sarà la presentazione. Presentazione di tutta la nuova gamma 2022. Qua c'è qualche anteprima che vi spoilerò già, il nuovo N66 e il nuovo N88 assieme a altri Nolan e X-Lite in carbonio. Su questo tavolo c'è un casco molto speciale, intendiamoci. Spettacolare. E sì, dopo ci sarà collegato in conference con noi anche Stoner, Canè, Prince e Petrucci. This year in the paddock, as you know, everybody in the paddock is remembering you and missing you about what you did. Presentazione dei nuovi caschi Nolan fatta, è stata bellissima la connessione con Casey Stoner, perché ci ha parlato, ci ha svelato anche dei sei segreti quando gli è stata fatta la domanda del perché hai smesso di correre. Riprendiamo il ferro e sfruttiamo l'occasione, dato che siamo già a Misano, per andare da un'azienda che ha la sede qui vicino. E in un men che non si dica, arrivati! Vi aggiornerò su come andrà. Ciao fratello! Ciao zio! Ciao! Com'è? Ciao fratello! Porca troia! Come va? La paura! Hai portato la tuta? Andiamo a girare? Dai, andiamo a girare. Sei sempre a piedi comunque, oh. Andiamo a dare del gas, su. Lascia a casa la tuta che andiamo con questa. Come andate? Prima ho fatto una lampada, adesso sono bianco e non vi dico per quale motivo. Terrorizzato. Ti è piaciuta? È andata bene. Oh, vai piano. Finisce sempre così quando ci sono questi eventi, ore mezzanotte, e alla fine rimango a dormire zona mare perché domani devo fare un incontro molto importante. A domani. Buongiorno. Stanno girando le moto, sì, come si può sentire, lì è il circuito di Misano. Sto aspettando una persona che devo incontrare, poi parto per tornare verso casa. L'incontro è andato bene, è un parolone. Noi non ci disperiamo perché oggi deve essere una grandissima giornata. Non soltanto l'M8 Competition, ma anche il tempo atmosferico perfetto. Ma prima di provare effettivamente l'M8, come sapete ho iniziato a raccontare con Autodoc, lo sponsor di questo video. Stiamo facendo qualche progetto sulla mia BMW M2 Competition. È un sito che c'ha
qualsiasi tipo di pezzo di ricambio per veramente tantissime auto. Per esempio, proviamo con l'M8 Competition, BMW Coupé, M8 Competition. A questo punto abbiamo aggiunto il veicolo e qui ci sono tutti gli accessori che posso comprare per questo tipo di auto. Per esempio, bocchettoni, tubi radiatore, e qua c'ho la scelta, così come per il tubo carburante e tutto quello che mi riserve. Se poi avete un dubbio, che non sapete esattamente cosa andare a prendere per la vostra auto, potete parlare direttamente con gli operatori e gli esperti di Autodoc. Per esempio, simuliamo l'acquisto di questo, lo aggiungiamo al carrello e come vedete è abbastanza pieno, perché ci sono anche tutti gli accessori che ho preso per la mia BMW M2 Competition. Sì, e ci sarà una serie nuova di aggiornamenti e dettagli. Ora proviamola! E tra uno spostamento e l'altro mi sembrava giusto farvi vedere come va effettivamente questa BMW M8 Competition, dalla bellezza di 625 cavalli, ancora non me ne capacito. La cosa fantastica di questa macchina, è che adesso è proprio perfetta, è che può essere sia 4x4 che trazione posteriore. A seconda del meteo, a seconda di quanto ti vuoi divertire e di dove vai a utilizzare la macchina, puoi sì decidere che modalità utilizzare. L'assetto è super rigido, Sport Plus, e va provata bene tra le curve. Lo sterzo e la frenata anche loro in Sport Plus. Come avete visto, è facile che slitti, no? Vai a mettere la modalità 4x4 ed è un'altra macchina! È spaziale sta cosa. 4WD Sport. La macchina è sempre trazione 4, ma con i controlli disattivati, quindi molto più permissiva. Ed è impressionante l'allungo che ha. Se vogliamo proprio esagerare, abbiamo la modalità posteriore, dove invece guidare la macchina diventa complicato. Così ragazzi, rieccoci qui dove tutto è iniziato. Sono stati 2 giorni intensi, molto molto divertenti, e soprattutto li lascio un bel 9, mi è piaciuta. Devo provarla in pista, però lì capisco per bene come va tra le curve. Ditemi anche voi la vostra qua sotto nei commenti. Torniamo a lei, appena l'ho vista ho detto: ma è così piccola! Vabbè, rispetto all'M8 è un quarto, avete capito. Mi sembra di essere tornati nel passato tutto d'un tratto. A parte tutto il contesto, che era perfetto, spaziale, super bello, eccetera, nel mentre c'ho altri file nella testa aperti di altri progetti, idee, cose che si devono incastrare, che non si sono incastrate e non si incastreranno. Buonanotte, a domani. Buongiorno. Sto ancora dormendo in piedi. Cosa faremo qua? Questo è il mezzo 296 Ferrari, assetto fiorano con cerchi in carbonio. Spettacolare da un punto di vista estetico anche questo colore, che ricorda molto quello della Portofino, se devo essere sincero. V6. Carbonio vista un po' ovunque, sedili for race use only praticamente, e cockpit tipo quello dell'SF90, quindi full screen con la chiave qua. Tanta roba. Allora, la macchina vista, ci è piaciuta, e alla fine Matt ha deciso di comprarla. No, bella, però V6 insomma un po' triste, volevo un V8, un V12, V12 è ideale. Però sembra che questo V12 piano piano si inizi a produrre molto meno, tipo adesso in questo momento specifico la produzione del V12 è sospesa. Quindi chissà che l'812 competizione sarà l'ultimo V12 puro. La mattinata continua con qualche analisi tecnica di dati e cose strane. Vero Matte? Alla grande. Oggi andiamo a prendere un mezzo. Questa è una storia d'amore. Signori, c'è il mezzo sotto i ferri. Siamo da ACT. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Andrea. Sono venuto qua la settimana scorsa e mi hai detto: so già che problema c'è. E quindi esatto, qua c'è la soluzione a tutti i nostri problemi. Quindi oggi lo andremo a montare. Andiamo a installare una corna busta. Praticamente andiamo a sostituire il pezzo originale con questo, che da un'estremità si attacca al collettore di aspirazione, dall'altro all'intercooler ad acqua. Quello che avevo io si è rotto perché in pista c'era troppa pressione. Questo invece era il pezzo originale che ha ceduto. Prova time! Signori, è lei, pronta, tornata, eccola qua! E Misano, di nuovo?
Perché no? Prima di tornare a Misano per vedere se riesco a battere il mio record personale, vi dico che uscirà una recensione dell'M8 Competition, auto che, come forse avete capito, mi è piaciuta molto per la sua duplice personalità. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima col prossimo video. Ciao a tutti!